Benvenuti alla 30ª edizione del telegiornale mensile di Argenta. Ecco a voi le principali notizie. Abbiamo intervistato il sindaco di Argenta, Antonio Fiorentini, sull'argomento riguardante l'arte utilizzata come terapia, come cura per i problemi psicologici di ragazzi diversamente abili. Il comune di Argenta si è sempre caratterizzato per il senso della solidarietà, per l'attenzione verso l'altro e verso l'altro in particolare verso coloro i quali presentano delle difficoltà di tipo fisico o di tipo psicologico. L'idea di fondo che ci piace trasmettere è quella del non lasciare indietro nessuno. Abbiamo fatto di tutto per consolidare i centri residenziali, i centri di diurno socio-riabilitativi e anche attraverso degli assegni di cura. Non ultimo, abbiamo messo in piedi dei corsi di informazione, dei lavoratori protetti e appunto dei inserimenti lavorativi. Open Media Educational, per il suo programma La Storia Sei Tu, sta raccogliendo testimonianze riguardanti tutto il Novecento. Se anche tu hai qualcosa da raccontare, contatta la redazione dal numero sovraimpressione 0532 85 28 97. Ascoltiamo ora l'intervento di uno dei nostri testimoni. Sempre nel periodo, diciamo nel 44, siccome gli alleati pensavano che tutte le cose molto alte, come campanili, ciminiere, eccetera, potessero dare la mira agli americani, agli inglesi, insomma agli alleati, per poter puntare i loro cannoni negli obiettivi che volevano loro. E infatti anche la ciminiera in mattone, che era bellissima, come le facevano una volta, dello ex zuccherificio Ridagna di San Biagio, vicinissimo al Ponte Bastia, di qualche cinquantina di metri circa, ecco, anche quella è stata minata e fatta saltare e sempre vista con i miei occhi, sempre sull'argine. Sabato 6 febbraio alle 17, presso l'Aula Magna dell'ex chiesa di San Lorenzo del Centro Culturale Cappuccini, è stato presentato il libro dal titolo A sgrinfi e sgranfi in Tramiterra di Elli Signani. Il libro che presentiamo stasera, Sgrinfi e sgranfi in Tlamiterra, sonetti e altri metri in lingua romagnola. Devo dire che io non... è iniziata questa sfida, io ho cominciato il primo barlume Disendop e veramente pensavo di non finire neppure un verso. Verso dopo verso sono arrivata a finire il primo testo poetico e da lì ho capito che insomma forse avrei avuto la speranza di comporre anche una serie, insomma una raccolta. Nei giorni 27 e 28 febbraio, presso l'agriturismo Val Campotto, si è tenuta la terza edizione dei LOM ad MERS, incontro con gli animali della fattoria, concerti, accensione del fuoco, degustazioni e mercatino, pittura, ceramica, scultura, lavorazione delle erbe palustri, frutta e formaggio. Dal 23 gennaio al 28 febbraio, presso il Centro Culturale Mercato di Argenta, è stata allestita la mostra dal titolo Trofei di viaggio per un'antropologia del souvenir di Norge Travasoni, che si componeva di circa 40 opere originali realizzate con tecnica fotografica digitale. L'idea del trofeo di viaggio, del souvenir, chiamiamolo come vogliamo, è stato un lavoro molto lungo, perché l'ho pensato da tanti anni, e prima di svilupparlo, proprio di realizzarlo, diciamo, sono passati parecchi anni, perché non sapevo come, diciamo così, l'idea, cioè mi piaceva l'idea ma non riuscivo a realizzarla, cioè non neanche mi interessava il paesaggio, questa, cioè era proprio un'antropologia dell'oggetto. E lavorando scaturiva questa cosa qui, perché? Perché comunque l'uomo si riempie sempre di cose, perché ha bisogno sempre di garantirsi delle cose, di rassicurarsi, no? Perché ha bisogno di questa certezza, no? Ha bisogno delle certezze, ha bisogno, vive del ricordo, perché vive sempre nel passato. Il 18 febbraio alle 21, a Fluttuanti di Argenta, è stato presentato lo spettacolo di prosa L'Enrico IV, uno dei capolavori della letteratura sulla pazzia e sul complesso rapporto tra personaggio e uomo, realtà e finzione, verità e apparenza. Un testo sorprendente e originale, capace di attirare da sempre i più grandi attori del teatro.
eccoci arrivati all'ultima notizia. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci!